Gesù ha detto soprattutto tre dimore. Prima di tutto ha abitato alcune case. Ha dimorato certamente in diverse case. Dopo aver lasciato la sua di Nazareth, non ne aveva una propria perché, come vediamo dai Vangeli, girava da un villaggio all'altro, da una città all'altra. Allora viveva l'esperienza di essere ospitato. Quando nella prima parte della sua vita pubblica svolgeva il suo ministero al nord, in Galilea, aveva una specie di quartier generale a Capernaum, nella casa di Pietro. Quando poi scese in Giudea, veniva a volte alloggiato da Marta, Maria e Lazzaro a Betania. Senz'altro Gesù dormiva spesso in queste case, che furono quindi anche la sua dimora. La casa di Nazareth, dove Gesù sta una trentina d'anni, è il simbolo dell'ascolto e del silenzio. Lì non ha fatto niente di particolarmente importante, non ha fatto miracoli, non ha espresso rivelazioni divine, non ha rilasciato interviste, è semplicemente cresciuto, ha ascoltato l'umano, ha mangiato, bevuto, lavorato, ha giocato con i suoi compagni come ogni altro bimbo, è stato ragazzo, giovane. Dice il Vangelo di Luca, l'unico che apre un pochino il velo di questi 30 anni nascosti, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Potremmo dire che era tutto casa e chiesa, casa e sinagoga, nonostante la scappatella adolescenziale nel tempio a 12 anni. A me sembra in realtà preziosissimo questo tempo nascosto, i 30 anni trascorsi in questa casa di Nazareth. Se da adulto saprà dire le parole che entrano nel cuore e cambiano la vita, se saprà compiere i gesti che guariscono e danno speranza, è perché prima di dire e fare ha lungamente ascoltato. Prima di essere il rivelatore di Dio è stato l'ascoltatore dell'uomo. Solo chi ascolta a lungo sa dire le parole che contano e compiere i gesti che servono. Poi c'è la casa di Cafarnao, la casa di Pietro. Questo è il simbolo dell'attività. Mentre a Nazareth Gesù dimora circa 3 decenni, a Cafarnao abita probabilmente alcuni mesi. La proporzione tra l'ascolto, Nazareth, e l'attività, Cafarnao, è dunque inversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Noi, di solito, seguendo i ritmi della nostra vita quotidiana, parliamo e facciamo molto, e rimane poco tempo per ascoltare. Anzi, qualche volta l'ascolto ci sembra tempo perso, inattivo, improduttivo. Invece è la linfa dell'attività. La casa di Pietro è ricordata nel Vangelo di Marco quando racconta l'episodio della guarigione della suocera e del paralitico. Anche in altre scene si parla di una casa nella quale Gesù e i discepoli entrano a Cafarnao, ed è certamente quella di Pietro. Gesù quindi non la usa per rintanarsi, ma per ristorarsi. La usa il tempo sufficiente per tornare fuori a predicare, incontrare le persone. Non è, mi tocca dire questa parola, l'ho imparata da pochi giorni, non è un ikokomori. La segreteria della pastorale giovanile ride perché è un po' vessata con questa parola. Ikikomori, anzi, è uno di quei giovani giapponesi, pare che ce ne siano 13 anche a Bologna, secondo la stampa, che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale per isolarsi, anzi, per vivere solo sul web, collegamento con la realtà virtuale. Non escono più, si fanno
portare a mangiare in camera stanno sempre connessi. Non è un'idea dell'Italia, solo che in Giappone pare che ci sia 1 milione di questi giovani. Gesù non è sicuramente un ikikomori, la casa per lui non è una tana. Anzi, chiede anche ai discepoli di fare la stessa cosa, li fa marciare, tanto che a un certo punto sono così esausti che Gesù li invita a riposarsi e mangiare. Poi c'è la casa di Betania, quella di Marta, Maria e Lazzaro. Questo è il simbolo della gratuità, dell'amicizia, il luogo della distensione. Della distensione Marta permettendo, perché Marta non doveva essere tanto distensiva, era affannata, ansiogena. Dì a mia sorella che mi aiuti. Però Gesù la stoppa, indicando in Maria il modello da seguire. Secondo me la stoppa anche per stare un po' in pace, non andarsi a infilare in questioni complicate tra sorelle. Quella casa è anche il luogo nel quale Maria, in prossimità della passione di Gesù, gli cosparge i piedi di un profumo preziosissimo, sprecandolo tutto per lui, sprecandolo, buttando via 300 denari. Betania è il luogo del gratuito, dello spreco. Betania è l'anti-efficienza. È la casa degli affetti senza tornaconto. È il segno che la nostra vita deve sperimentare anche dei momenti di gratuità, dove non siamo sempre incollati all'orologio, dove sprechiamo il tempo nelle relazioni senza secondi fini, senza ritorno economico, senza calcoli di convenienza. Queste sono le tre case principali di Gesù: l'ascolto, l'attività e l'accoglienza. Se vogliamo vivere nella gioia del Vangelo, occorre che dosiamo bene queste tre dimensioni: ascolto di Dio e degli altri, servizio impegnato, scuola, lavoro, volontariato, altro, e accoglienza gratuita, cioè esperienza di affetti disinteressati.